chiamo Gianni Maddaloni e sono il papà e il maestro di Pino Maddaloni, Loro Desideri. Sono nato su questo territorio, da bambino ci passeggiavo, ci giocavo e sinceramente ci sono stati fatti pochi punti di aggregazione, pochi punti di, diciamo, di opportunità dei giovani. E allora credo che ci sia poca possibilità per i giovani per poter emergere. Grazie allo strumento dello sport credo di poter dare delle grosse opportunità non solo a chi sogna di fare le Olimpiadi, ma a chi sogna di uscire dai circuiti malavitosi. Ecco, questo credo che lo sport sia indispensabile per delle zone come queste. L'idea di far nascere questa palestra è nata perché io prima facevo il palestraro, insegnavo in due palestre, poi dopo la vittoria olimpica io ho cominciato a pensare di dividere questa fortuna e di dare ai bambini che non potevano pagare le quote, di dare lo sport gratuitamente. Questo mio modo di interpretare la vita come sport modello di vita mi mette in condizione di alleviare quello che sono le difficoltà delle persone sul territorio. Anche un figlio di un detenuto può diventare un maestro di judo, perché credo che lo sport possa anche essere un'opportunità di lavoro, prima di tutto. Però non dobbiamo dimenticare che la vera essenza dello sport è insegnare le regole, poi è la vita, è il destino del giovane a poi a mettere poi in cantiere quello che sarà la sua vita. E chi viene qui deve avere fedeltà, coraggio, umiltà, altruismo, temperanza, rispetto agli altri, non rubare, rispetta la palestra, aiuta i deboli e potrai far parte del clan. Queste sono le doti che si chiede a un ragazzo che viene qua, che sia un ragazzo dell'area penale, che sia un ragazzo di buona famiglia, che sia un ragazzo o una persona che varca quella soglia. Chi ha queste doti può restare con noi. Ormai la palestra funge come una chiesa, il cancello aperto, chi entra esprime le proprie perplessità, le proprie difficoltà. Quando vengono dal cancello vengono delle mamme che non hanno possibilità di pagare perché i mariti sono detenuti o hanno delle grosse difficoltà, credo che quei bambini debbano fare sport. Io credo che sia il caso di dire che qui lo sport sia a servizio della gente, perché spesso le persone che sono rinchiuse in carcere mi mandano delle lettere, mi chiedono di poter avere i figli qui e sicuramente quei figli non possono pagare, però riusciamo a togliere i ragazzi dalla strada e quindi non farli diventare come genitori. Spesso mi chiedo a me stesso perché faccio questo. Lo faccio perché credo nel bene, credo che ci sia il bene e ci sia il male. Nella vita bisogna schierarsi, io sto col bene e spesso il male mi ostacola, il male sotto varie forme, ma io non demordo perché trovo molto gratificante fare del bene alla mia gente. Mi sento felice, semplicemente felice. Tutto è possibile e quello che è successo qui è vero, era impossibile secondo determinate persone, però abbiamo dimostrato io e i miei figli che possiamo. Lottando si può fare, ci si può arrivare ad essere persone oneste e poter vivere. Questo bisogna far capire ai giovani e questo lo possiamo fare attraverso un grande strumento che si chiama sport.